Vabbè, adesso abbiamo altri quattro relatori, quindi pertanto vi vedo tutti pronti, liberi. Sì, devo dire che l'ultimo, come si dice, la ciliegina è stata bellissima, finale, tutti temono sempre il finale se uno si viene strascicato o meno, no, invece brava, sempre stata brava, e oggi ha mostrato anche una capacità di posizione, di forza, quindi insomma così possiamo dire che, ve lo dico, è vero, terminiamo questi tre giorni di convegno. Sapete che c'è stato, abbiamo messo adesso questa slide per tutte le persone che ci hanno seguito, 4.000, 7.000, poi 20.000, oggi non lo so e non lo voglio sapere, io perché ormai è stato un boom incredibile e... abbiamo avuto un problema, non ce la facciamo a rispondere alle domande che sono arrivate tantissime, però risponderemo sul sito, che mi sembra corretto. E risponderemo sul sito ad alcune domande che erano proprio specifiche, anche se, siccome sono domande con una mail, certo, ci saranno alcune risposte individuali, altre metteremo sul sito per cercare di dare. Sì, io la dirigente Marotta della Miternum, io la ringrazio tanto, ci ha mandato domande, complimenti, ha fatto il gruppo d'ascolto, penso che di più non si all'Aquila assistono, sì, c'è una buzza senza ala, si sente, più di qualcuno veramente, e che abbiamo risolto una cosa. Una cosa che vi volevo dire, perché è molto particolare, si sono collegati anche lo staff tecnico sta cominciando a cedere, si sono collegati da tutta Italia, per carità, ma anche da tanti paesi. Sì, paesi esteri. Io ho pensato che si dice sempre che sono quelli che le teste intelligenti che vanno via ci hanno letto, perché non era in ecco qua, andiamo domenica, andiamo, ecco qui, Francia, Spagna, Svizzera, Canada, Germania, Brasile, Roma, Argentina, Repubblica Ceca, cioè, ma noi non lo sapevamo. E il fatto che tutte queste persone si siano collegate scrivendo, ovviamente siamo mi sono sembrato veramente il più stupito in questo caso, come lo slogan di questo convegno, siamo stati proprio noi. E siamo rimasti senza parole, e non c'è scritto, ma anche dagli Stati Uniti d'America, lo so perché non sono arrivate in continuazione, ma è stato quindi un convegno nazionale, no, è diventato... grazie agli spettatori internazionale. E questo, altre cose da dirvi sono tante, ma io credo che, se siete tutti d'accordo, io vorrei ringraziare tutte le persone streaming, tutti i relatori, tutto il pubblico che è eccezionale, ha fatto fare un figurone anche con noi, con i relatori, tutti attenti, il merito di entrambi, e ovviamente tutte le persone che hanno dato il patrocinio, hanno partecipato, e poi lo staff tecnico che ha retto alla fine, io non so domani che cosa trovo. E il prossimo anno di questi tempi in autunno abbiamo già organizzato quello che sarà il convegno sulla terapia, proprio per far sì che sia proprio un percorso terapeutico nel modo più pratico e più comunicativo possibile, come abbiamo cercato di fare in questo convegno. E ora andiamo tutti a casa, spengete i PC e buona domenica.